Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Finalmente ci siamo, Sowin è alle porte. Settimana prossima si festeggerà un nuovo Sowin, sì! Un motivo per cui io apprezzo tantissimo l'autunno è Halloween. E anche se Sowin è la settimana prossima, ho pensato che questo video poteva farti più comodo averlo prima in caso in cui tu ti dovessi procurare i materiali per gli incantesimi che ti proporrò, e così anche da prepararti al meglio psicologicamente e pensare a meglio su quello che... spoiler! Che cos'è Sowin? Sowin è il capodanno delle streghe ed è simbolo di morte e di rinascita. Si dice che durante la notte di Halloween il velo che separa il nostro mondo da quello degli spiriti si assottiglia, così da permettere agli spiriti di vagare di nuovo sulla terra. E in questa notte si ricordano i parenti che sono venuti a mancare. Quindi una cosa carina che ti consiglio di fare è di accendere una candela davanti a una fotografia di un parente te caro e magari dirgli grazie o comunque aprirgli il tuo cuore o dirgli semplicemente quello che senti. Un'altra cosa carina e che solitamente si usa fare è accendere una candela da mettere fuori dalla finestra o dal balcone o fuori di casa, ancora meglio se è una zucca. Questo perché serve da guida agli spiriti che vagheranno nel nostro mondo. Quindi sì, è questo che solitamente servono le zucche di Halloween, semplicemente come guida per gli spiriti che verranno e anche come protezione per la casa. Perché non si sa mai, magari ci possono essere anche spiriti negativi, quindi sempre meglio proteggere la casa. Ma veniamo al sodo del video. Volevo consigliarti qualche incantesimo facile da poter fare durante questa notte. Perché durante questa notte è possibile liberarsi di tutto ciò che desideri non portarti più dietro nell'anno nuovo, ovvero abbandonare paure, atteggiamenti o troncare una relazione tossica, insomma porre dei cambiamenti nella tua vita. Ed è anche molto facile come incantesimo, serve soltanto che tu ti concentri. Pensa intensamente a ciò che vuoi abbandonare, scrivilo semplicemente in un pezzo di carta e poi brucialo in un fuoco rituale o semplicemente in una candela. Ma la stessa cosa puoi farlo anche per un incantesimo per realizzare ciò che vuoi. L'ho fatto personalmente l'anno scorso e devo dire che in parte si è realizzato. E anche l'amica con cui ho fatto l'incantesimo si è trovata molto bene, quindi sono molto soddisfatta del risultato. Brava Ste! Vediamo un po' come fai anche questo incantesimo. È molto simile a quello precedente. Ti consiglio di concentrarti, sgombra la mente, focalizzati soltanto sul desiderio che vuoi ottenere, vuoi raggiungere. Prendi un pezzettino di carta, proprio piccolo piccolo, giusto per scrivere il tuo intento, il tuo obiettivo. Piega il fogliettino e brucialo semplicemente nel fuoco di una candela bianca. Dico bianca perché è quella che sicuramente avrai in casa ed è quella che ho utilizzato anch'io ed è soprattutto indicata per i nuovi inizi. Dopo averla bruciata, raccogli la cenere del foglio di carta e sotterralo o in un vaso o, se ti è possibile, nel tuo giardino. Ma, come dico sempre, credi fermamente in ciò che stai facendo. Visualizza concretamente il desiderio e ciò che vuoi realizzare, ciò che vuoi abbandonare, focalizzati semplicemente su questo e credi fermamente in quello che stai facendo, senza essere scettico, senza avere dubbi. Lo ripeterò sempre fino alla nausea, finché non ti entrerà in testa, perché anch'io ce l'ho passata, anch'io ero scettica, ma fidati di me. Non è detto che si realizzerà subito il giorno dopo, magari ci vorrà completamente tutto un anno, però abbi fiducia che si realizzerà. Inoltre, un'altra attività che è consigliata fare durante questa notte è
una bellissima divinazione. Utilizza tarocchi o rune, indifferente, così da vedere come ti andranno i prossimi mesi e il nuovo anno. E con questo è tutto, devo dire. Hai a disposizione due incantesimi, uno per abbandonare ciò che non vuoi più nella tua vita e l'altro per raggiungere i tuoi obiettivi. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto, se è stato chiaro, se hai trovato interessante. Fammi sapere tu inoltre cosa ne pensi nei commenti qua sotto e dimmi anche la tua e tu cosa fai solitamente ad Halloween, che sono molto curiosa. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica e halloweentosa, fra un po', giornata. Ciao Mellon!